salutare direttamente le mie amiche. Inizio da Sara. Ciao. Tipo alcolisti anonimi. Ciao, sono Sara. Ho conosciuto Maria Giulia sfortunatamente all'asilo, quindi mi ha rovinato l'infanzia proprio dall'inizio. Ecco. Dai, se non hai nient'altro da dire, passo avanti. Ma è una pazza scatenata VIP. E continua ad essere sempre più VIP. Hai finito? Sì, ho finito. Ciao, sono Niki. A Mari la conosco da circa qualche 17 anni. Ci siamo conosciute per puro caso. Grazie alle nostre nonne ci incontravamo per strada. Siamo diventate amiche uscendo a fare danni ogni due minuti, rubando cose per una casa abbandonata, tra l'altro. Questo mi è venuto ora flash. Però ora siamo delle brave persone, penso. Forse. Beh, ciao, io mi chiamo Elisa, ho conosciuto Maria Giulia grazie a Niki, alle scuole medie, sembra. Sì. E niente, è stata una bella conoscenza. Sicura sei? Sì. Io con lei mi sono sempre trovata bene, non abbiamo mai litigato. E niente, un bel acquisto. Grazie. Io sono Sabrina. La sorella di Elisa. Esatto, quindi l'ho conosciuta grazie a lei. Questo piccolo piccolo che ti ho appena detto da ricordare, Mari? Ma sai che mi era completamente sfuggito? Perché sì, effettivamente è una casa abbandonata. Era una casa abbandonata dove non si doveva entrare. Noi da piccole cose entravamo. Non chiedere. Niente, andavamo in esplorazione. Eravamo già esploratrici archeologhe. Ma infatti io poi ho preso la mia vena di archeologa e nata proprio per questo motivo. Comunque diciamo che la mia vena archeologica è nata proprio per, forse, da quando entravamo in questa casa, che adesso hanno molto meno. Abbiamo pure fatto gesti finti, dillo queste cose, che abbiamo improvvisato a casa tua, abbiamo imparato a fare i gesti finti, le finte malate. Sì, e poi una volta a Sara, questo non lo sapevo, non si ricordava. Abbiamo... Ti ricordi a Sara quando c'era la villa? Perché volevamo lisciarle i capelli, ma poveri, i capelli erano... Impresa non riuscita. Mari, ma ce l'hai ancora? È riuscita malamente. Forse quel vecchio hard disk ce l'ho. Ma dai, in quel vecchio hard disk dovrebbe scomparire. Ah, perché c'è delle foto nostre che devono poter. Ma tu ti ricordi quando noi tre siamo andati in gita in secondo superiore? A Napoli! A Napoli. Io ovviamente io rimuovo. Poi quella povera Elisa ha avuto la febbre sul Vesuvio. Sì. Ah, vero, noi due salivamo tranquille questa in coma. E io sì, è che proprio. Sì, no, ma c'è 38 almeno. 38, poi meno male che c'era la cucina di Daniele, ma tu dovevi. Ma io stavo. Ah, è Trolland. Oddio mio! Ah, loro non la sanno, siamo andati. Non c'è, Sara, c'era. Siamo andati a Etto, abbiamo litigato un po' con la gente. Sì, perché è la nostra vita. No, vabbè, abbiamo solo superato due ore di fila. Dillo solamente che grazie a lei avete saltato la fila, ditelo. Ecco che lei ha detto, ma noi siamo in fila. Esatto. A litigare con quello. Comunque, che loro morirevamo. In questo vlog sanno che io studio archeologia. Sabrina? Mediazione linguistica. Grazie. Mediazione linguistica a Milano. Elisa? Io servizio sociale a Messina. Io al momento logopedia in Spagna. Io urbanistica, che siccome molti non sanno cosa sia, una facoltà di architettura a ramo, Palermo. Un ramo forse, corretto. Un ramo. Oh, dai, comunque nel frattempo ci hanno portato gli antipasti, sono delle bruschettine e delle patatine fritte. Attenderemo il resto della cena. Dove loro hanno preso la pizza, io la pasta, perché io non mangio pizza. Sarò l'unica persona al mondo. Super social. Ah, sto bene. Brava. Mi bellino, guarda, la vuoi fare la foto per bene? Ah, mi manca. Ah, te manca. Guarda, guarda, guarda. È per il blog, in realtà. Ok, quello era il fratello di Sara che si è intravisto. Però si è intravisto, quindi non mi potete denunciare perché l'ho filmato. Hai cancellato tutte le cose. Che tanto, che cazzo? Ah, allora giusto sto guardando. No! Ma che fatto? Dove sei andato? Non te lo dico. Amazzonia, bellissimo. Viaggio serio, mi voglio fare io. Appena mi lauro, io devo i genitori che a me non lo fanno.
faccio o in Kenya o in India. Kenya, India, ma non so aspettare. Io più India. È bella, eh. Io... Anch'io invece che quando ero piccola, dicevo, no, per me prima è Kenya, prima non è Kenya. Non voglio stare troppo al caldo perché non sopporto il caldo. Cioè, quest'anno mi ha devastato il caldo. Ma sei in Irlanda? Troppo no, freddo. Io in New York. Si muore. Bello. Io Los Angeles è anche bello, Los Angeles. Io ho perso 2 ore e mezzo di sono a Hawaii e dimenticavo una cosa importante pure. New Jersey, tutto lo Disney World, da c'è. Ah, che bello! Disneyland è bella, però non c'è paragone con Disney World. Io non lo so veramente. Ma te lo dico io, Disney è molto bellino. Io volevo andare. Bello quello che c'è da fare. Quello famoso, ma non è della Disney. Sì, è della Disney. Ma quello principale che ci sono 17 anni è quello statunitense di Londra. Io sono andata, sono passata, però mi hanno cominciato a spostare. Vabbè, il primo, no? No, non è il primo. Certo, il primo è enorme, ogni sono andata al secondo, perché non è spunto la cosa nuova. C'è la stazione nuova di Harry Potter. L'Egitto! A me Atene, c'è una fascina. Atene è bellissima, ce l'ho andata l'anno scorso. Atene, mi affaccio, cioè, sarebbe il mio mondo che mi piace. Io ce l'ho andata l'anno scorso. Sono curiosa di vedere Atene. 2 anni fa. C'è la fascia, no? Vabbè, ne hai tante cose che ne qua in Sicilia. Ma è bella, è bella. Tu dice che c'è più fresca in Sicilia. Sì. È vero, cioè tipo a me che si racconta, secondo me è una delle città più belle della Sicilia. Cioè, ma che è la più bella? La Valle dei Re. Ah, quella che anche gente. Bella, meravigliosa. Ma anche se l'inunte. Ma ce n'è forse. Comunque, Atene è bellissima. Io sono andata 2 giorni. Però io... è più bella la parte... Si chiama... La Gorà. Si chiama... La città è solamente di denti e più così bellissima. La... Cioè io sono la parte alta, ho capito. Cioè se ci fosse il tempo, si potrebbe vivere, io vorrei. Io sinceramente sarei voluta nascere. Aspetta. Io sarei voluta nascere sinceramente negli anni 60. Va bene, che era erano più. Le donne non erano trattate bene, le spalle invece erano libere. Io andrei negli anni 60 o negli anni 20. Abbiamo incontrato un nostro vecchio professore. Il nostro amore platonico. Ecco, parla di ricordi bellissimi. Insomma, ho fatto lo statuto. E se questa la mandano avanti? Ho fatto lo statuto e poi ho preso la mano e me l'ha data per sempre stretta per salvarmi. Questa è la mia cara avventura con un nostro ex professore amico di Maria Giulia. L'amore platonico. L'amore è platonico. Maledetto, l'unica nota che ha preso nella mia vita me l'ha messa lui. Maledetto, questa volta. Lo sapete perché? Anche tu ci voleva bene. Lo sai perché? Perché cantavo e io mi sono giustificata proprio. No. Ti ricordi quando tu volevi lanciargli il tavolo? No, io sono fatta pacifica. No, tu eri così. Sì, ma perché è stato? Ci sarà stato ovvio, non mi ricordo quale. Se lo sarà meritato. Quando si sono visti, dovete fare il zunno. Tu non lo sapevi fare. No, fatto sudare così. Era tanto detto così. Non sputacchi a me. Vai, ragazzi. Ci sono ricordi traumatici. Però nella nostra classica di complete tante. Una volta ha preso l'orologio, era nervosa, ha preso l'orologio, l'ha buttato sul tavolo, l'ha rotto. Rotto l'orologio. E qualcosa era strano che comincia a girare. Si portava la ragionina, metteva la pendrive, faceva... E no! Era proprio i cani quelli che si attaccano in centro perché gli rompeva sempre. Cioè, ricordo l'incidente. Stai vedendo se cominciato. Eri troppo lì da svolto. Pensare al nostro caro professore. Si può dire il nome, però. Vabbè, già ho detto tutto. Vabbè, se chi è direttore e vedrà questo video capirà di chi si parla, ma sicuro, cool ce n'è. Anche mia sorella lo conosceva, ragazzi. È immortale. Io ero molto vecchio quando andavo. No, ma era professore di mio fratello. No! C'era vera, ma pure mi ricordo la macchina io grigia. Sì, sono la Mercedes. Mi spaventava sempre il mio grigia perché era perché aveva un casciabanco, lei ancora. Ancora quella macchina. Certo. Ragazzi, facciamo una colletta per comprare una macchina a questo caro professore che è stato un grande professore dei nostri cuori. Ma quello è un artista, la musica in testa,
il suo mondo. Cioè siamo noi che non capiamo. Che non capiamo. Intanto sarebbe super fiero di me che sono tutti questi strumenti, ragazzi. Il flauto ecco. No, però sarebbe fiero di me. Il flauto è un trauma, basta. Mamma mia. Non mi prendere a me che hai detto che vuoi. Taglia sta parte. No, Elisa, questa è la parte più bella del vlog. Comunque, niente, noi abbiamo terminato la cena. Quattro, sì, e oh, quindi sei. Niente, noi ci stiamo ritirando alle nostre case. Il vlog termina qui e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.